parlare all'imbieti? All'imbieto. Allora, santità, visto che stasera è qui di persona, sì, ci vuole raccontare lei qual è stata la causa che l'ha indotta a dare le dimissioni? Quale causa? Sì, che so che tra l'altro lei ha dichiarato di avere gravi motivi di salute. Vabbè, non sono gravi motivi. No. Sono dei piccoli bruciori. Vabbè, bruciori di chi ha le stigmate? No, bruciori di chi va stitica. No, santità, di che parlate? Ma la propria voglio... Ma la propria... le faceva spesso sta cosa? Ogni volta che mi ha stattato, ogni volta mi ha esatto, ogni volta mi ha aiutato, ogni volta mi ha girato, ma il mio culo mi ha bruciato. Cioè, praticamente lei invocava anche qualche santo. Io ho convocato anche San Carletto. E che c'entra San Carletto? Il produttore del culetto. No, santità, voglio dire, lei ha provato in ospedale? Io sono stato in coppa ospedale. Sì. Maronna mia, per operare l'emorroido, e mi ero che sbagliarono la cartella clinica, mi hanno scritto sino lì a partorire. Gesù! Io convocai la Madonna del Portogallo. E cosa gli avete detto? Ho detto, Maronna mia, speriamo che chissi non mi levano. Parliamo di altre cose. Grazie! Grande Santo Papa, e giustamente l'applauso per Benedetto XVI. E ringraziamo. Lui sembra stato a fare uno spettacolo a Milano, mannaggia, la misera là. Siamo presentatore là, voglio mai da credere. Sì. C'è Tabertuccio, ma come mai voi napoletani, quando ho raccontato le barzellette, siete così simpatici? E come cazzo tu spiega? Io sto mica sotto una domanda. Io vero, sì. Dice avanti, spiegami, milanese. Ammettiamo caso che ti a Milano, tra una capata vicino alla macchina. Sì. Tu cosa fai? Certo che lì io scendo, mi prendo i dati e l'assicurazione mi paga. Giusto. A Milano. Ma se tu vieni a Napoli e hai una capata vicino alla macchina, tu scendi, io mi arrivo la sarabama. Sicuro? Sì. Dice avanti, portami un altro esempio. Facciamo conto che sta un uaglione di Milano e un uaglione di Napoli viene intervistato da un giornalista di Milano. Una semplice intervista. Ti faccio uaglione di Milano, sapete che di uaglione quindi è pinto, vanno a fare la camatina. Sì, no? Allora faccio il giornalista. Ciao. Ciao. Senti, posso farti qualche domanda? Prego. Tu ti chiami? Mi chiamo Roberto. Ciao Roberto, senti, tuo padre lavora? Papà lavora. E la tua mamma? Lavora. E tu? Lavoro. Napoli? Uaglione Napoli. Ciao. Si dà la televisione lui? Sì, siamo alla televisione. E che televisione si? Rete 3. Rete 3? Sì. Datemi l'uno a me, non manco un padrazza. Ma che cosa? Che rete? No. Senti, posso farti qualche domanda? Vai, vai. Tu ti chiami? Albertuccio. Senti Albertuccio, tuo padre lavora? Papà? Sì. Non ha mai visto la fatica. E la tua mamma? Niente. E tu? Longa la mano a tutti e due. Questa guardate, la rossa come ci danno. Sì, è vero, sì. Che la mamma napoletana parla per 10 mamme in Milano. Che stiamo vedendo? La mamma napoletana sta sempre in gulla no fi. Ehi, allora! Che si do? Che si fa? Che si fa? Che si fa? Che si fa? Che si do? Oh, la donna scegli, ma che è? La moglie era Pasqua, la vita ne pochi, si pare scemo, tu l'hai scemuto qui? Eh sì, è così. Io mi ricordo la pizzeria, sì. Teneva la frevo due o tre giorni, no, potenzi uno. Teneva appuntamenti che i compagni miei abbasciano il palazzo, c'è un pallone sotto l'acci. Sulla manca la frevaco. Mamma mia, roba! Voglio con pallone. Non suraca busca. E come cazzo faccio io qua? Io mettevo in da porta di chiesa, trasevo in palla per tutto quanto. E i compagni mi dicono, stiamo a buscare, noi stiamo a portare, non dovi, e caccia a buscare a casa, chi da me? Dov'è? Che poi io a casa e mamma mia mi battevo stesso. Sì, come al solito. Io mi ricordo, mamma mia, quando mi battevo mi ha domandato. No, aspetta, come ti ha domandato? Con Pippa che quello che ha cucciarello con battipallo. Lo voglio! Ma la vedi tu? Che ne qualcuna altra cosa, cazzo! Ma che vede vado dai Oriesto! Oh grazie, Oriesto mangio! E meglio! Io c'è visto mamma! Sì! Che passiavano i figli in dei passeggini, la mamma passiava con un figlio teneva un mese in due passeggini. Piccolissimo proprio! Che la mamma vicino figlio, amore! Che c'è? Oh figlio!
sono mamma, sono io. Sono mamma. Chi è babbo? Babbo chi è? Chi è babbo? Una tua mamma di cazzo lo so. Lo passa pure con tutto. Una volta fatto un mio una creatura che andava la canzoncina. Quale canzoncina? Ninna, nanna, ninna, oh, questo bimbo chi lo tu? Classica. Chi ne pigli sa tra me? È vero. Ma la famo, va? Perché scusa? Piglio creatura. O mi è tembrato? Sì. Ninna, nanna, ninna, oh, questo bimbo chi lo tu? Chi lo tu guarda, papà, perché che cazzo ti ha già fatto? Una volta il creatura si mantiene per imparare l'educazione. È vero. Voleva altre per legittima difesa. Sì, perché? Ci vanno quattro loro a noi. Si mettono in coppia i computer la mattina, sera a chattare roba pornografica. Questo è vero. Voglio uno 15-16 anni. www.tetteculo.it se casa ma stuccicci, ma come? Vogliamo se siamo tutti alla televisione. Ah sì? A me mi piacciono i personaggi che piacciono andare alla televisione. Chi che capite brizzolate, Michele Placido ha fatto la piovra. Fatto la piovra. E mamma che ha fatto un curpo con Jim Lagiano. Guardate! Glielo da cuccoi. Leve in mano a culo, ma c'era la finale dei Grande Fratello, che tenga avresti sci. O sciamo si tu, sono offendente se niente. O vuoi sapere a per tu, cosa sapere, Maria? Io quando faccio l'amore con te, se non penso ad Ascanio dei Grandi Fratelli, non mi eccito. Bravo Maria, sei stata nominata e gli è scaldata. Bravo! Bravo! No! Chi si sapeva tutte cose dei Grandi Fratelli? Oh, spieghi già zicca. Tutte cose c'è posta per te. Sì. Tutte cose amici. Oh, Gesù. Tutte cose uomini e donna. È vero. E sapeva che la moglie non metteva in cuore. No. No. No, chi c'ha zicca sto fatti, eh? C'ha zicca, c'ha zicca. Eh no, dai. E fermo, non sono tutto stesso. No, spiegati meglio. Ci stanno alcune donne. Sono con mia macchina usata. No, aspi, fammi capire. Tu quando devi accattare la macchina usata, la fai guarda buona, non meccanico, no? E vabbè, certo, no? La femmina le ha guardato tu. E che c'ha guardato la femmina? C'ha guardato gomma, carrozzeria. Sì. La capatannanza, la capatare. Dove capato? Quanta chilometra fa? E già addirittura i chilometri. La femmina c'ha guardato i chilometri. Aspi, mo ho capito. Però ami, te ne poca chilometra. Ma te ne parecchi passaggi di proprietà. Lui è Mariolino! Grande Mariolino! Questa sera noi vogliamo ringraziare questa bellissima telefonata, sì, alle grandi e piccole organizzazioni, grandi spettacoli. È il numero uno come le agenzie, non è perché vogliamo vendere qualcosa stasera, è vero, ma lo sanno tutta la Campania. Lui si chiama Mimmo Landolfo, un bel applauso per Mimmo. La Nuova Napoli! La Nuova Napoli. La nostra agenzia, la Nuova Napoli, e questa sera qui sul palco, a parte che avevamo in lui, sì, dice che avevamo a Roma e non ha potuto venire Maurizio Costanzo. Ah sì? Voglio, adesso lo faccio io. Sì. Se qualcuno di voi non ci piace come lo faccio, non viene bene, o avete qualcosa da dire, io adesso lo faccio, vi facete i cazzi voi essendoci trinari. Guardate come faccio bene. Allora lo presento. Vai. Ok, benissimo signori. Per ordine dell'agenzia La Nuova Napoli e dalla musica che state ascoltando ormai avete già capito di chi si tratta. Direttamente dal Teatro Parioli in Roma, il grande, solo, unico, inimitabile Maurizio Costanzo Show. Bene. Signori, Maurizio Costanzo. Bani, ricordo che sabato prossimo, sì, a canale 5, a c'è posta per te. Che? C'è posta per te. C'è posta per te? Che è la televisione che fa mogliere, mamma mia. La trasmissione, sì. Ci sono degli ospiti. Ah, sì? Sì. E chi c'è? C'è Solengo, Platinetto, Renato Zero,
e altri froci. Boni, questa sera è una serata e che è? E chi cazzo capisce? Inizia l'estate. Sì. Fa caldo. Inizia a fare caldo, sì. Tu stai sudando già sotto i fari. Io sto sudando, saranno i fari, ma io sto sudando, guarda. E ti devi asciugare. Grazie. E mi asciutto che la carta igienica. Che una capi in merda tu. Grazie, consigli perché. Grazie. E allora, ma le sorprese non finiscono qui perché Mimmo non ha fatto mancare niente stasera. Il prossimo artista che sto a presentarvi ultimamente ha fatto parlare molto di sé con un concerto sulle reti Mediaset. Arriva direttamente dall'Arena di Verona, il grande Adriano Celentano. Oh, ciao, come state, no? Tutti con le mani, si parte. 7 giorni a Porto Pino, Ussonna. Io non so, ma perché, come si chiama questo? Non è? Non è? Non è? Non è? Non è? Facciamo gli attacchi, un applauso a diretta drogata. Eh no, qua drogata, quando mai, no? Qua non capite niente, Azi. No. Come va? Tutto bene? Azi, tutto a posto. È sordo pure, che sì. Beh, fai lo spieghi. Vedi un pochettino tu, eh. Tutto a posto. Io sono comico. A ci fa cosa. Non lo so, facci. Tutto a posto. Hai capito, hai capito. Signori, la comicità nasce così. Bello, sì. Oggi per far ridere è difficile. Questo è vero, guarda. I grandi comici non ce ne sono più. Appunto, sai. Totò è morto. Sì. Edoardo De Filippo è morto. Attenzione. Massimo Troisi è morto. Raimondo Vianello è morto. Io non mi sento più. È stata corta. Stamattina farò un bar una micro vicino a me. Hai detto, mi ha fatto piacere. Ci te dimmi. Abertù, tu mi ha prestato poco 1.000 euro a Giascava a mamma. E molto rammena per scopo. Oh, vero. Asciai a mamma da sé. Aleva la rami e trash. No, ti dice cose sceme, capito? Sì, sì, sì. Io sono stato all'ospedale l'anno scorso, mi operavo il ginocchio. Sì, ricordo. Se una vecchiarella era comico. Perché, scusa? Un mio che è più comico ancora. Addirittura. Ah, vecchio. Dottor, non mi sento bene. Ah no, che vi sentite? Ah no, che vi sentite? Ma sento Nino D'Angelo Gicchita adesso. Ah no, fisicamente, che vi sentite? Dottore, tengo zucchero a 3,80. Spugnato mio, che datemi le sepa, grazie a voi. Dottore, che non mi fa male sta coscia lunga lunga, che me ne è? Mire, che no, è l'età. Sì, eh. No, no, che lì è la coscia. Ah no, è l'età. Dottore, è la coscia. Ah no, è l'età. Ah vecchio, che su la stessa età, mica mi fa male. Avevo ragione, eh. Mi tengo a marito, ma che non sta buona, adesso passo marito. Ah, sì. Marito, ma ho avuto 5 intervento cuore, ci hanno messo 5 chili di cose in biglietto. E bypass? Volevo origine e bypass. E che dicete? Marito, ma danno 5 te la passi. Certo, Mirko, buona.